Double Face, ragazzi, e benvenuti in questa nuova parte di Tunic. Andiamo a ovest, per carità. Andiamo a ovest subito e troviamo il rampino, l'arpione, qualunque cosa sia che ci permetta di muoverci effettivamente all'interno del gioco. Allora, io qua cominciavo arrivato con la scala. Cioè, era pure un posto iper segreto questo, probabilmente. Guarda qui. Ti odio. Via, 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 via. Ok. Posso salire, sì. C'è una chiave lì. Merda, la chiave la voglio. Allora, attenzione, calma. Un po' più gente? No, eh. Grande! Cioè, l'hai ammazzato te per me, ti ringrazio. Ho anche bisogno di uno scudo comunque. Che sappiamo esistere perché ce l'ha detto il gioco fondamentalmente, però non l'abbiamo trovato. E Madonna. Ok. Vediamo se così riesco a fare qualcosa. Puzzetta tua sorella. No, niente. Tra l'altro non pare si voglia schiodare di lì. Facciamo delle prove. Quella chiave la vorrei. Ok. Vecchia casa. No! Ho sbagliato tantissimo. Che palle, mi confondo i pulsanti. Che devo fare allora? Eh sì, continuiamo a pia danno, dai. Oh, quanto ne vuoi prendere? Basta. C'è la mappa, no? Sì. Old house. Dove sono io? Lì. Come salgo? Cazzarola. Che oggetti mi sono rimasti qui? Te. Qua era aperto, sì, infatti. Qua c'è un nemico, ma ormai è easy. Dai, entriamo nella vecchia casa e speriamo di trovare qualcosa di buono. Pazzesco, non avessi visto questa chiave prima. Secondo me c'era, però non l'avevo proprio vista. Is this lore? Sono questi affari viola che collegano tutto il mondo, comunque. Avranno una rilevanza che per ora però... Si gode, finalmente. Lo Scudolox. Abbiamo trovato lo scudo. Non è il rampino, però è lo scudo, se non altro. Posso buttare di sotto la roba? Oh, sì che posso. Tra l'altro queste sembrano le ossa del tizio dello shop che abbiamo visto la scorsa volta. Dove si va? Tutto sconosciuto? Sono tipo degli altari, ma non ho idea di cosa bisogna farci. Come fai a finire questo gioco in 12 ore, come diceva How Long to Beat? Mi sembra immenso. Cioè io pensavo, vabbè, in una settimana lo finisco. No, no, col cavolo. Perché registro al massimo una parte al giorno. Non tutti i giorni, ma... E mi dava l'idea di essere molto più corto. Invece no. Va bene, buono. E vabbè, abbiamo scoperto l'altro passaggio segreto. D'accordo, come ti pare a te. Allora, facciamo che ora salviamo. Vai. Dobbiamo ricaricarci le fiasche comunque. Oh,
ti buggare quando corri, per favore. Lo apprezzerei tanto. Qua c'è altro? No. Ok. Queste comunque non servono a nulla per il momento. Un dente. Infatti va sacrificato. Probabilmente per fare più danno. Possibile. Godrei un sacco se così fosse. Dove sono? Che posto è? Dove sono finito? Ma... E quanta roba... Cioè, ora divento anche ripetitivo, ma... Io non me li ricorderò mai questi posti, comunque. E non so cosa bisogna farci, non... Il gioco prova a darmi indizi su cosa fare, ma non so leggere la lingua, quindi... Mi attacco. Allora, quelle sono le tombe... Da cui ipotizzo si possa uscire una volta fatto il dungeon a ovest. Quindi aspetterei un attimo a entrarci. Ok, buono. Due peperoncini. Ok. Aia. Ah, ok. Morto. Posso salire? Sì, e poi basta, non posso fare altro. Verso il giardino dell'ovest. Ah, West Garden e Dark Tomb, esatto, era quello che mi ricordavo. Forse una volta suonate entrambe le campane principali, anche quelle più piccole diventano accessibili. Cioè le puoi suonare proprio. Ok, buono. Meno buono. A che mi serve andare lì? Non sono più stabile. Aia, 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 aia. Dove vai? Sei impazzito. Ok. Ora si può fare, forse. Basta un po'. Hai rotto i coglioni, veramente. Datti una cazzo di calmata. Allora. Sbloccano tutti, vedete, delle campane, ma non le possiamo suonare. Hanno un nome quegli affari, ma non proprio in italiano, però non mi ricordo quale sia. Ecco, va bene, ok. Se offri in tributo alla dea, alla statua, questi oggetti ottieni dei potenziamenti. Ci sono 3 livelli in totale per ogni roba. Ti dice anche quanto costa, probabilmente. Sì, esatto. Se vuoi aumentare il tuo potere. Ok, questo lo sappiamo. Ok, se muoio o no, però vengo riportato in vita, puoi farcela. Cerca di essere così forte. Attacco 3, difesa 3, e ciao. Cavaliere del giardino, sarà il boss del West Garden probabilmente. Che fammi spoiler. Echo of Self, l'eco di se stessi. È quello che troviamo ogni tanto, sì. E poi c'è l'oggetto di sotto che abbiamo trovato anche, ma non sappiamo a che ci serva. Una pagina un po' apparentemente inutile. Però, chi lo sa. Ok, buono che abbiamo sbloccato la scorciatoia. Comunque nel frammento abbiamo buttato di sotto i teschi, poverini. Sotto al...
No, aspetta. Stiamo andando sotto il pozzo di cui ci parlava anche il manuale. La missione in questo episodio è andare a ovest. Quindi ora basta, si va ad ovest. Sempre che ci si possa effettivamente arrivare. Come arrivo io a quel pezzo di manuale? Suonando la campana, quella lì che al momento però non sortisce effetti. Ah, tutto quello che ho tagliato rimane tagliato. Immagini se c'è un achievement dove devi tagliare tutto il tagliabile nel gioco. Boom. Pom. Beccati questo. Come faccio a recuperare? Ah, ok, con il tempo. Buono. Mazza. Stronzetti siete. Oh, come ti sei permesso? Come hai fatto più che qua. Poi c'è questo che ancora non si sa bene a che serva. Oddio, che ho fatto? Ho fatto una roba stranissima. Ho caricato il colpo per caso? No? Ho fatto una cosa, ma non so come ho fatto a farla. Attenzione, posso fare anche questo volendo. No, devo premerli insieme. Però nessuno me lo spiega mai, eh. Allora, io avevo fatto tipo così. Avevo premuto più pulsanti insieme. Non lo so, non so come avevo fatto a fare quella roba lì. Mi dispiace. Qua che cosa c'è? Qui ci sono già stato, vero? Benissimo. Sotto niente. Cioè ci sarebbe roba in giro, ma insomma. Ok, questa ce l'abbiamo fatta, devo scappare. Ok. Uno Scrignox. Buono. Qua si può fortunatamente passare. Sì. Sì, buongiorno, io dovrei andare lì veramente. Come si fa? E come minchia faccio? Non posso passare di lì. Ragazzi, non c'è modo. Non ha funzionato. Pensavo che l'affondo funzionasse. Ha una difesa impenetrabile, scusami. Sti cazzo di nemici, ma è possibile non si possono ammazzare? Che fa questo? Ma sei scemo?
Ho paura di sprecarli, ma... Ma non gli faccio una sega! Ragazzi, io non ho idea di come cazzo ho fatto. Cioè, sono andato intuito. Ho detto, vabbè, sarà un'esca, qualcosa farà. Ma quello che è successo era al limite del glitch. Non bug, ma glitch sì. Forse non dovevo andare da questa parte, mi sa. Non lo so, vediamo. Ora sono qui, me lo sono guadagnato, quindi ci starò. Io ho la sensazione di star facendo tutto nel modo sbagliato. Però, boh, spero di no. Dove sono ora? Non mi sento di essere al West Garden. Ma forse lui voleva che io passassi per la tomba, per così da arrivare al West Garden in realtà. Dove sto andando? Che cazzo è sta roba? Così a caso dal boss finale sono. Perché ci sono tipo delle torri radio? No, nemmeno quelle dell'alta tensione. Questa struttura completamente... Cioè, è tutto completamente artificiale qui. Sembra quasi sembra l'area zero di Scarlet and Violet. The Quarry? Giochi di merda, comunque. Scarlet and Violet. Morto. No! Come morto? E se accendessi il fuoco io? No. Decisamente non ha funzionato. Dio! Sono troppo giovane per morire. No, 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 ti prego. Quanto è difficile, aiuto. Se prendo un colpo muoio, però che devo fare? Via, corriamo via, dobbiamo separarli. Cosa? Mi si è abbassata la vita massima? Era quella statua, non l'avevo visto. Puttana ladra però che sei.
No, raga, no, ma che stiamo dicendo? Ma di che stiamo parlando? Non ci tornerò mai più lì. Non ho più l'esca. E poi ce l'avevo fatta per culo, praticamente. Non ci tornerò mai più. Andiamo alla Dark Tomb. Però che cazzo sta succedendo? Questo gioco mi sta mandando fuori di testa. No. Io voglio offrire l'oggetto. Ho fiducia che tutto avrà un senso alla fine, ok? Cioè che ci sarà un motivo valido per cui non, il gioco non mi sta spiegando nulla e mi sta lasciando completamente allo sbaraglio. Che per carità, in molti casi è anche una cosa desiderabile, che palle, scoprire le cose da soli, eccetera. Però non a questo livello. Qui non mi sta venendo raccontato un cazzo di quello che sta succedendo. E non so dove devo andare, non so se posso andare, dove, perché, come, nulla. Allora, lì ci arrivavo da qua, credo. Dai, tutti a fanculo. Ma davvero? Che cazzo di torre era? Fatemi andare alla tomba oscura, vai. Vediamo se da qua arrivo al giardino dell'Ovest. C'è qualcosa? Delle scale? Holy, holy fuck. Sotto il pozzo e sotto la terra. Ma questo è un dungeon alla Dungeons and Dragons? No, ci sono i ragni di merda. E serve una lanterna. No, 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 no. Allora, ok, va bene, mi arrendo, mi arrendo, mi arrendo. Oddio, 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 oddio. Va bene. Ok, sto sbagliando approccio. Sono sicuro sto sbagliando approccio. Questo gioco vuole essere incomprensibile. Perché non mi puoi buttare. Io scusate, l'ho sbottonato. Non mi puoi buttare dal nulla. Ah no, sono bottonato male. Non mi puoi buttare dal nulla, scusate. Allora, non solo. Un gioco normale non può evitare di dirti le meccaniche di base e un minimo dirti cosa puoi fare, dove devi andare, eccetera, ok? Perché qua non c'è proprio comunicazione, perché ci sono due o tre parole che riesci a leggere in inglese e tutto il resto è in sanscrito praticamente. Quindi il gioco vuole essere incomprensibile. Allora, o subisco da lui questa incomprensione, oppure mi adatto e cerco di capire quello che sta cercando di dirmi e lo seguo da quel poco che capisco, perché ora non può saltare fuori che esiste la fortezza del cavo ad est. Ok, non ha senso, perché Volt no, è tipo il cavo. Non c'è connessione, perché non c'è? Non è la volta. Cripta. Cripta, ok. Della cripta est. C'è una cripta est con una bestia di questo tipo. Allora, Dark Tomb è questa. Noi siamo qua. Dove non lo so. Però siamo qua. Io credo di dover essere qua a questo punto del gioco perché Ringing the West Bell, che è il nostro obiettivo al momento, far suonare la campana dell'Ovest, ha scritto sotto West Garden Dark Tomb. Allora, siccome al West Garden non sembra ci si possa andare, ok?
Io interpreto questa roba come: per arrivare al West Garden devi passare attraverso la tomba oscura. Se poi non è così, me ne farò una ragione. Perfetto, me ne farò una ragione subito allora. Cioè, è incredibile. Calma, calmati, Katema, calma. Ok, allora. Devo dare un'altra interpretazione al tutto, perché evidentemente non gli ho dato quella corretta, se no non sarei bloccato. Ok, mi ero scordato di questa cosa, quindi si può andare qua. Ok. Ah, abbiamo la mappa, mo, vedi. Tomba oscura di nome di fa. Sto andando indietro io, eh. Oh, perché non riesco a uscire? Ma Dio! Ma Dio santo! Non ci andiamo là dentro. Finché non abbiamo la lanterna, non ci andiamo. Basta, va bene, guarda. Non c'è problema. Chiaro. Chiaro il concetto. Chiarissimo. Allora, forse Under the Well. Ragazzi, io, cioè, a una certa devo anche provare. Cioè, andiamo nel pozzo. Che non è qua, vero? E voi che cazzo siete? Ma che cazzo volete? Non vi avevo mai visto. Ma c'è qualcosa che non voglio provare ad ammazzarmi in questo gioco? E qui che c'era? C'era qualcosa. Sì, ma non ci si faceva nulla. Oddio, forse ho capito. Allora, quando io ero piccolo, vi dico cosa ho capito, cosa sto interpretando. Quando io ero piccolo, mi succedeva che in alcuni giochi io mi bloccassi. Giochi per il DS, per esempio, ok? Io mi bloccavo in questi giochi e non sapevo più come andare avanti. Va bene? Sono giochi che poi quando ho ripreso in mano da adulto, perché mi sono tornati in mente per nostalgia, per qualsiasi motivo, li ho finiti in poco, ok? Perché mi era invece poi evidente dove io dovessi andare. L'esempio per me, personalissimo, ma secondo me chiunque abbia giocato a un gioco, che ne so, anni 90 fino a 2010 anche volendo, che okay? Non per forza per Nintendo DS, ma anche per... probabilmente un gioco Nintendo dovrebbe essere, cioè... Probabilmente mi potranno capire le persone che hanno giocato a un gioco Nintendo più che giochi di altri generi. Perché immagino che queste tipologie di giochi in cui era facile bloccarsi fossero della Nintendo. Però vabbè, questa è una mia supposizione più che altro. Il mio esempio personale di questa cosa, che può essere diverso dal vostro se ce l'avete, era un gioco per DS di Spyro, dove te eri, che è stato tra l'altro il mio primo gioco di Spyro, dove te eri Spyro, eri in quest'isola. Ti dovevi muovere in giro, che era in 3D, come lo vediamo qua adesso, solo invece che essere isometrico era dritto. E potevi cambiare tra un mondo e l'altro dove c'erano creature strane, facevi punti esperienza, raccoglievi oro per comprarti potenziamenti. E l'obiettivo era, appunto,
appunto muoversi all'interno della mappa di gioco per raggiungere altre mappe, andare lì e sconfiggere nemici, risolvere i puzzle. Ce n'erano anche alcuni poi molto avanzati, tipo uno in cui c'è la foresta perduta, tipo, cioè quelle dove vai, se vai su e dovevi andare su, allora vai nello schema successivo che è uguale a quello, che è simile a quello di prima, ma un po' diverso. Se invece vai a destra, torni all'inizio del labirinto, no? Quella roba così dove devi memorizzare qual è il percorso giusto. E io mi ricordo che quando ci avevo giocato da piccolo, avrò avuto 7 anni, ok? Non sono mai riuscito a finirlo, ero rimasto incastrato al secondo livello, fate conto, praticamente quasi all'inizio del gioco, non sapevo dove andare. Non mi ricordo perché io avessi tutta quella difficoltà. Fatto sta che quando poi l'ho ripreso in mano a 14 anni, l'ho finito in 2 giorni, quel gioco, 2 giorni, ci ho giocato tutto il giorno, però l'ho finito in 2 giorni, perché era appena iniziata l'estate, mi sembra. Allora, forse non ero riuscito a finirlo perché non avevo letto i dialoghi. Sapevo sicuramente leggere a 7 anni, però forse non gli davo importanza. Non lo so, fatto sta che era uno di quei giochi in cui io non capivo dove cazzo dovessi andare e le provavo tutte. E io sto provando questa sensazione adesso. L'ho realizzato ora, sto provando quella esatta sensazione. Sono completamente sperduto. Non ho idea di dove devo andare. Non ho idea di cosa devo fare. Sto andando a tentoni finché non trovo l'interazione giusta. E secondo me questa, dico una cosa forte, secondo me questa cosa è voluta. Perché in un gioco dove non si può nemmeno che è pensato per gli adulti, ok, chiaramente, perché qua un bambino veramente si perde, secondo me. E comunque io sono morto un po' di volte, poi vabbè, magari sono scarso io, però insomma, è anche abbastanza difficilotto, non è che ci puoi dormire. In quello di Spyro, alla fine, se facevi le solite 3 mosse, le ammazzavi i nemici, ok? Quindi questo è un gioco per adulti, sicuro. Cioè, pensato per un pubblico adulto che ha giocato, che conosce videogiochi. E quindi il fatto che sia tutto maledettamente crittografato, praticamente, perché non si legge una sega, è voluto, è per darti quella sensazione di non riuscivi a capire che cosa fare, perché avevi la sensazione che non ti venisse spiegato. È questa la sensazione, secondo me, che il gioco vuole dare. Il problema è che io i giochi, appunto, come quello Spyro, li ho ripresi quando ero più grande e li ho capiti. Non posso aspettare di diventare più grande per capire una lingua che non conosco, quindi come sciolgo questo nodo? Provando e riprovando a caso? È un modo sicuramente. Tu vedrai, le provo tutte, alla fine becco quella corretta, sicuro. Forse è davvero questa la strada giusta, quindi tentare e ritentare. Questi senza scudo non li fai comunque. Forse la strada giusta è veramente tentare di tentare, perché non mi sembra di star perdendo pezzi per strada. Cioè, non penso di aver mancato, che cazzo ne so, una trascrizione che mi traduce parola per parola. Non è la sensazione che ho avuto. E probabilmente anche quei ratti giganti con lo scudo, c'è un modo per sconfiggerli che però al momento non ho con me. Questo lo sapevo. Allora, il mezzo di comunicazione è questo, è il manuale, il mio manuale, è il manuale quello che mi permetterà di decifrare queste scritte. Devo seguire il manuale. Madonna, che epifania questo episodio. Ma devo seguire il manuale molto più. È vero! Cazzo, è vero, è vero, è vero! Oddio! È vero, io avevo fatto la stessa cosa anche con Spyro!
È vero che a un certo punto da piccolo, me lo ricordo perché ho stampata in testa un'immagine in bianco e nero del manuale di istruzioni dove Spyro combatteva contro una specie di orso. Pensate voi, io dove cazzo ho quella? Allora, la scheda. Aspettate un attimo. Scusate, aspettate un attimo, questo episodio diventa strano, ve lo dico. Ok. Vediamo se. Guarda. Questo è il mio porta Nintendo DS. Minchia, ragazzi, sto Nintendo ci avrà 15 anni, tipo. Bellissimo, no? Tra l'altro, io non ho mai avuto Pokémon Platino fisico. Ce l'avevo sull'R4. Ok, momento condivisione. Anzi, aspettate, a questo punto. C'è la musica? No, va benissimo. Mi ingrandisco un po'. Avevo l'R4, chiaramente, no? Tra l'altro mi si erano cancellati tutti i giochi, avevo pianto, un casino. Ah, ma qua dentro non ci sono giochi. Giustamente è vero, me lo dovevo aspettare, c'era Mario Kart DS installato dentro. No, volevo farvi vedere la schedina, che almeno quella ce l'ho sicuro. Però io mi ricordo di aver letto, quando ero piccolo, il manuale di istruzioni di Spyro. Per cercare un modo per andare avanti. Ho detto, magari mi sta sfuggendo qualcosa di basilare che il manuale mi dice. Invece non avevo trovato una sega. Però. Allora, aspettate un attimo. Volevo vedere se riuscivo a trovare almeno la scheda di gioco, ma non penso di riuscirci. Cioè, più che altro non penso sia utile ai nostri scopi. E sto pensando dove posso aver lasciato la custodia del gioco, ma mi sa che è dai miei nonni. Non è qua. O è dai miei nonni o è nel mio garage. Allora, io provo a ricordarmi di mettervi delle immagini se le trovo, ok? Però non penso di trovare online immagini del manuale di istruzioni di quel gioco di Spyro. Però ci proverò. Va bene? Anzi, facciamo una cosa, scusami. Le cerco in questo istante. Mal che vada, perdiamo un minuto. Spyro DS. Spyro, non The Eternal Knight, non A New Beginning. Eccolo, Shadow Legacy. Spyro, Shadow Legacy. Era questo. Allora, aspettate un attimo. Vediamo se riesco a mostrarvelo. Window Capture. Spyro Google la chiamiamo. Eccola qua. Giù. No, ho sbagliato troppo. Su. Eccolo qua. Ok. Cerco di rimetterlo come era prima. Non sarà mai della stessa dimensione di cui era prima, ma sti cazzi. Allora. Ecco, io questa avevo. Chiaramente, e la schedina dentro. Che ricordi, mamma mia. Vediamo. Instruction booklet. Ci sono immagini così a caso, ma. Sì, poi anche il retro l'avevo guardato un miliardo di volte. Ah no, ecco, questa era l'immagine. No, ma non. No, allora, aspetta, sì, l'orso è questo qua. No, cazzo, non lo vedete perché ci sono io davanti. Che cazzo. Aspettate, proviamo ad aprire l'immagine originale. Cazzo, sono proprio io davanti. No, se ora sposto la webcam è finita. Ah, però posso spostare te. Eccolo qua. Vedete? No, non vedete il mio mouse. Allora, no, qui, proprio qui, questa immagine qua accanto a me. C'è Spyro con un orso a destra, no? Dell'immagine, che tipo sta venendo fulminato da della roba viola. Io quella immagine mi ricordo, o una simile, ma quella immagine lì c'era anche nel manuale di istruzioni in bianco e nero era. E in più in quell'immagine al centro invece sotto, ok, quella accanto allo stilo, alla sinistra dello stilo, penso che sia di una zona avanzata, la foresta che vi dicevo prima, labirintica, in cui io infatti da piccolo non ero arrivato. Ok, va bene.
Però mi sa che palle. Quanto sarebbe stato figo farvelo vedere. Darkspyro.net. Sto andando in dei siti vecchissimi. Madonna, ragazzi! Can't get toa the first boss. Vedete, anche lui dice Spyro Lover, tra l'altro, dice non riesco ad arrivare alla prima boss fight. Aiutatemi, please. Guarda questo. Se hai abbastanza reliquie e non ti sembra riuscire ad aprire la porta, prova a resettare il DS, a caricare il tuo gioco di nuovo e riprovarci. Se la X non appare ancora sullo schermo, anche dopo esserti mosso, la porta ricomincia. Perché tra l'altro ogni tanto, è vero, alcuni di questi giochi, non mi sembrava questo, però alcuni di questi giochi si buggavano e dovevi ricominciare da capo. Io ne avevo un altro di gioco, forse nella custodia Nintendo DSi, delle cronache di Narnia. Quello non ho mai fatto nemmeno il primo minigioco. Non sono andato oltre i primi 5 minuti di gioco perché uno era in inglese e io a 7 anni non lo sapevo l'inglese, ma me l'aveva portato una persona di famiglia. È veramente complicato spiegare che posizione ha. Comunque, una persona di famiglia che viveva a Londra, ci vive ancora, mi sembra, e mi aveva portato sto gioco per il Nintendo DS. No, lasciamo stare. Guarda, cioè. Ragazzi, guarda, mi piange il cuore non potervi far vedere sta. Mi girano i coglioni proprio, non potervi far vedere quell'immagine. Perché volevo darvi l'idea dell'epifania che ho avuto. Secondo me è questo. No, io mi devo fidare della mia idea. È questo quello che vuole il gioco. Vuole rievocare quei momenti in cui eravamo sperduti nei giochi, non sapevamo dove andare perché non capivamo cosa cazzo stesse succedendo, non sapevamo leggere. Io sapevo leggere, ma tanto non capivo uguale quello che mi diceva il gioco. Perché volevo giocare. E andavamo nel manuale di istruzione a cercare di capirci qualcosa. E qui è uguale. E qui è quella sensazione che loro stanno cercando di dare. S per forza deve essere così. Perché tra l'altro nel manuale hai la mappa. Hai le mappe delle zone che visiti. Con tutte le informazioni del caso. Ok, il manuale è la mia Bibbia. Ti dice anche dove stanno i punti di salvataggio, vedi? Perché prima lo diceva la mappa. Esatto. E lì c'è un boss. Ok, ora sono preso. Ora che ho avuto questa epifania, sono molto, molto, molto preso. Ok, è un mondo incomprensibile, devo renderlo comprensibile. Perfetto. Qua sotto ci posso andare? Sì. Possibile che qua dietro non ci sia niente? Ah, la mappa mi fa vedere dove sono, sì. Nonostante tutto, sì. Non mi dà consigli sui segreti che ci sono, ma è giusto, non ti deve dire cose del genere. Però, guidarti un minimo su dove andare e come muoverti, sì. Ok. Un'altra pagina. Ok, le pagine del manuale sono la cosa più importante del gioco. Quindi. Cazzo, sì! La mappa del. Ok, se il manuale serve anche a fare ordine. Perché. Questa quanto l'avrei voluta l'altra volta? 34. E l'ordine dei dungeon riportato sul manuale è probabilmente quello che devi seguire. Ma certo! Per quale motivo un manuale di istruzione altrimenti dovrebbe metterti prima un dungeon che vedi a fine gioco e poi uno che vedi all'inizio? Ok. Quindi stiamo andando nella direzione giusta. Qua troveremo la lanterna che ci permetterà di andare qui. Poi dovremo andare alla cripta ad est. Poi
Poi dovremo fare qualcos'altro, forse. Oppure ci sarà la mappa di questo posto e poi possiamo andare qua. E poi c'è una cosa ricorrente che sono queste statue. Tra l'altro, vedi il Frog Domain, Frog's Domain, che io quando avevo trovato l'altra volta ho detto non ci tornerò più, non mi ricorderò mai dov'è, eccetera. No, perché te lo dice lui dove è in realtà. Ti dà un hint, un consiglio. Un'idea. Vedi? Esatto, io ero arrivato qua. Minchia, ci sono delle torri e si muovono, addio. Io qua c'ero arrivato, mi sembra. Sì. Io ero. Merda, non c'è. Ma perché non posso far vedere il mouse? Scusami, eh. Proprietà. Capture cursor. Ah, ma perché me lo nasconde il gioco il cursore? Va bene, vedete la porta gialla? Ok, ce n'è una sola, quindi la vedete per forza. Allora, a destra della porta gialla, in alto a destra c'è l'esagono verde. Sopra c'è il simbolo della volpe, che è la statua del salvataggio, con accanto le scale. È da lì che io sono arrivato. E infatti io cosa ho esplorato? Ho esplorato sotto, ma non potevo scendere. Infatti c'è una freccia che dice puoi salire. Sono andato in alto, lungo il corridoio, ma non potevo fare nulla. Ah, però lì potevo muovermi, forse. Ma cazzo, potevo muovermi. Quindi forse potevo fare qualcosa, ma non l'ho fatto perché non lo vedevo e il manuale di istruzioni me lo fa vedere. No, 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 no. Se questa cosa è vera, se io andando a Frog's Domain riesco ad arrivare. Riesco ad andare più avanti perché ho avuto l'intuizione dal manuale di istruzioni su dove andare, questo gioco è insensato. Insensatamente bello. Ok, ora però concentriamoci su questo posto. Allora, qua si può scendere, io ho la sensazione. No, ok, non si può scendere, meglio. Allora, per andare lì devo passare di qua, probabilmente. Qua c'è qualcosa? No, non si direbbe. Tensione dopo esplosione, ok. Bello, ok, bello, bello. Comincio a capirlo. Ok, 5 colpi bastano. Deve essere anche merito del potenziamento ai danni. Scorciatoia sbloccata. Io che tra l'altro quel gioco di Narnia che ho citato prima non so se ce l'ho ancora. Anche se non c'è motivo di credere che non ce l'abbia qui. Dovrei ricercarlo però perché non ho idea di dove lo possa aver messo. Ma si stanno caricando delle texture. L'intelligenza artificiale comunque in questo gioco è potentissima. C'hanno un algoritmo di pathfinding, di ricerca loro per venirti a rompere i coglioni proprio in maniera specifica, assurdo. Oddio, 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 oddio. Attenzione. Ok. Questi continuano a non poterci fare nulla.
Perfetto, shottati. Non avevo eccessiva voglia di rompermi le balle, diciamo così. Wow, li tre shot ora con il potenziamento ai danni. Molto bene. Ne ho tra l'altro un altro? No. Ok, peccato. Allora, lì sotto ci arrivo da qua. Sicuro. Ok. E qua c'è qualcosa? No. Qua sì, però. No? Strano. Oddio! Ma stai scherzando? Quello sicuro mi avrebbe shottato. Mamma mia. Che paura. Allora, aspetta. Prima sblocchiamo il passaggio. Ci dovrebbe essere una scorciatoia da sbloccare? No. Ok. Cristo. Ma che palle. Me lo sentivo che l'avrei trovato il mostro, però lo scrigno lo volevo, come dire. Non posso? Ah, scusami, io devo andare di qua. Ok. E lì come... Ah, da lì, dopo... Vabbè. A parte, ora apro la scorciatoia in teoria, quindi ci posso andare verso quello scrigno, no? E qua il mostraccio non sembra esserci. Oh, andiamo, fammi scendere. Ci si arriva da qua. No? Dai, ero convinto di sì. Da dove allora? Da qua sotto? Ok, sì. Soldi. Va bene, guarda, non li buttiamo via perché servono a potenziarsi e a comprare i candelotti di dinamite. Cosa devo fare ora? Ok, devo andare in basso a sinistra. Faccio così, ma in realtà per voi è di qua. Qua giù. Ok. Ora mi è ancora più chiaro perché la gente diceva è un gioco che o ami o odi. O fa per te o non fa per te. E ora, come ora, sì, questo gioco sta facendo per me. Ma perché ora ho capito cosa... Cioè, penso di aver capito, ma sono fermamente convinto di aver capito quello che il gioco ha cercato di comunicarmi fino ad adesso. Cioè che va interpretato in questo modo qua. Dove sono? Qua? Ok. La lanterna! Godo! Godo, l'avevo detto, godo! Godo che l'avrei trovata la lanterna passando per il pozzo. Godo! Cazzo, godo come un riccio, ci ho preso! Vedi che ho capito bene il libro. Devo seguire questo ordine, perché mi dà in questo ordine gli oggetti, le cose da fare. Il Frog's Domain è una delle cose più in là nel gioco. Cazzo! Godo! Godo! Godo, ho capito, godo! Ok. Mamma mia, ragazzi, che episodio! Guarda, sei sempre attivo! Perché ce l'ho attaccato alla cintura, che meraviglia! Questo gioco è bellissimo! God, meno male che ho realizzato adesso questa cosa, sennò sarei stato frustratissimo! Ecco. Beh, è piaciuta questa! Non ve l'aspettavate, bastardi! Però qua... Oddio, sono dove ero prima.
Ah, ma certo, perché ora posso andare di là. Però qua c'è un boss da battere prima. Aspetta un attimo. Non me ne frega un cazzo. Oggi facciamo un episodio più lungo. Mi sto divertendo un botto. Ragazzi, questo episodio lo facciamo più lungo. Mi sto divertendo un botto. Dividetevelo voi in due parti se avete voglia, perché io voglio giocare adesso. Ci avrei anche altro da fare, ma non importa. Ok. Ora mi sto proprio divertendo. Tre pozioni di congelamento, ricordiamocelo. Siamo arrivati alla fine del dungeon. Sì. No. Scusa, ma io... No, sono stato dappertutto qua. Qua c'è la morte, lui dice. Ma in realtà, sì, ok, c'erano dei nemici, ma li ho segati in un istante, come dire. Non mi segnala più, perché sono uscito dal dungeon per lui. Merda, devo smettere di tenere premuto mentre apro. Ok. Ora sono qua. Non capisco perché non mi segnali. No, aspetta, no, 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 dove sono? No! Ah no, sono sotto! Giusto, devo salire. Ok. Beccati questo intanto. Ora si ragiona. Ora vedo qualcosa almeno. L'altra volta perché non riuscivo a uscire? Perché l'entrata è più stretta, vero? Sì, mi ero incastrato qua, mi ero incastrato. Guarda, i bastardi, l'hanno fatta apposta. Di sicuro. Ok, questo senza lanterna non lo fai. Che è successo? Mi ero incastrato, tipo. Con calma, con calma, non ci sta correndo dietro nessuno, con calma. Il peggio è andato. Qua c'è un passaggio segreto che devo sbloccare. Sì, perché ci sono delle scale, vedi? E mi sta dicendo di spostare le statue, tipo? Di accenderle. Perché sono caduto? Non capisco. Qua non posso... Va bene, poco male. Ma questi non muoiono mai, vero? Sono tipo Tartosso, quando muoiono si rigenerano. Perché le loro ossa rimangono lì. Questo è fortissimo, ok. Meno male che abbiamo la lanterna, fa veramente poca luce, ma fa quella che serve.
Questo mi ha proprio in mente di fare un gioco bastardo. È veramente un bel gioco, però, perché, cioè, l'epifania che ho avuto mi permette di comunicare con il gioco proprio, come se dovessi imparare una nuova lingua. Che non è quella di questi simboli strani, è quella del manuale. Vedi, però è vero quello che si dice, che se vuoi fare un gioco bello, devi fare un gioco che accontenti alcuni e altri no. Cioè, i giochi belli non possono essere belli per tutti quanti, perché devono essere fatti con in mente l'idea di empatizzare con un target specifico. E non solo per fasce di età, per dire, o per ceto sociale, ma questo per esperienze che tu hai avuto nella tua vita da videogiocatore. È incredibile. Ma i tondini sono gli scrigni che io ho aperto? O che si possono... No, che puoi aprire. C'è scritto il percorso da seguire per evitare le trappole. Ma io ogni volta che apro il manuale vedo cose che prima non avevo visto. Ma a livello di lore, chi ha scritto questo manuale? A parte, vabbè, il percorso lo vedi uguale, però... L'ha scritto un eroe che è morto prima di noi? Freccati. Godo. Ah! Allora. Ok, c'era il percorso. Lo sapevo io. Ah, ok. Easy. Però potevo anche passarci da dietro. Questo gioco, boh, non ha senso. Aia. È fortissimo. Non piglia un cazzo dai miei colpi. Ok, buono. Buono. Molto bene. Bello, bello, bello. Mi sto divertendo un sacco. E di qua che cazzo c'è? Oh madonna! Allora, aspetta. Prima c'è qualcosa qua di piccino, scommetto. Vediamo la mappa. C'è qualcosa, te lo dice anche lui qua. Questo sembra importante. Lo posso equipaggiare al posto di... Perché? Che ci devo fare? Lo devo offrire... Da qualche parte. La mappa ti dice tutto quanto comunque. Madonna, no, proprio pazzesco. Mi sono appena innamorato, raga. Mi sono innamorato di questo gioco. Come si fa? Allora, qua bisogna fare con molta attenzione. Perché non ho pieno di trappole, de più. Ok. Attenzione. Ok.
Basta. Non c'è niente in giro, vero? Ah, c'è questo. Oh! Oh, sta tremando tutto. La luce. Siamo ancora qua? Da un terzo c'è la cassa lì. Ci posso arrivare, oddio, cos'è? Una minchiata? Perché tutto sto pathos per questo affare? Vabbè, mi aumento la difesa. Male non fa. Scusami, tutto... Ci ho fatto! Vedi che ci si arrivava attraverso la tomba? Di qua invece il West Garden. Non ce l'ho fatta, devo passare attraverso il West Garden, merda. Perché io guarda dove sono. Io non ci posso arrivare, devo passare per il West Garden, di cui non ho la mappa. È pagina 32-33 probabilmente. C'è un coccodrillo a due zampe enorme. Molto inquietante il tutto. Qui giace l'eroe. Qualcuno è stato in giro prima di noi. Oh sì. Ma domanda. No, eh? Poteva aver senso. Wow, raga, sono veramente preso. Sono veramente preso bene. Ora siamo usciti anche da un dungeon, siamo in una zona un po' più tranquilla. Apparentemente più tranquilla, almeno. Il problema è che non abbiamo mappe. Dove sto andando? Ok. E ora sto qua. Scrigno con ancora questi affari. Che tra l'altro non mi fa nemmeno vedere dove ho messo. Guarda gli oggetti chiave qua sopra. Ah, eccoli! Cosa? Che mi servono? Allora, la forma suggerirebbe che siano da piazzare sulle piattaforme gialle, quadrate. L'intuizione vorrebbe che io andassi nella statua dove ero prima e provassi a metterlo. Oppure che... mi dia un bonus passivo che posso scegliere. Selezionando quale di questi cosi equipaggiare. O forse li attivo alla statua della dea, non lo so.
Wow. Che cazzo di gioco. C'è una pagina del manuale che mi dice a cosa servono? Venti. Merda, non ce l'ho. Lo scoprirò però. Va bene, va bene. Raga, io sono molto soddisfatto e direi che ci possiamo fermare qua per adesso. Qua è tutto dal vostro Katema che si è sbloccato. Ho capito cosa cazzo voleva dirmi questo gioco. E mo si gode un sacco. Ci vediamo nella prossima parte. A questo punto spero davvero che il gioco sia bello lungo. Peace. Sono veramente gasato, cazzo.